vabbè, Messenger, Spotify, ma più che altro uso WhatsApp. Anch'io WhatsApp e anche Facebook, ma non l'adopero tanto, eh. Ok. WhatsApp, uso la posta elettronica, Vabbè, ho forse anche elettronica. Facebook, ma mi definisco un credente non praticante. Vabbè, la posta elettronica penso tutti un po' ce l'abbiamo. Abbiamo tutti. Sì, beh, penso posta elettronica ce l'abbiate tutti, visto che tutti avete un Certo. indirizzo di posta elettronica e così via. Una cosa che secondo me, ora poi andiamo avanti, cerchiamo di discutere e di vedere, è che se pensate, a parte WhatsApp che uno ha sullo smartphone e quindi scarica l'applicazione WhatsApp e a quel punto lo utilizza in maniera immediata, eccetera, tutte le altre cose. Da Facebook o così via, eccetera, spesso e volentieri richiedono comunque che ci sia un indirizzo di posta elettronica. E quindi c'è un legame, e se volete, anche dal punto di vista, scusate, c'è dei rumori di fondo che non capisco. Chiudete i microfoni. Se magari potete chiudere i microfoni quando non viene utilizzato, se ha dei rumori intorno, diciamo. Dicevo, che anche a livello di posta elettronica, vabbè, io ho cominciato la posta elettronica ovviamente per lavoro, fin dall'inizio, dai primi anni, però ad esempio notavo proprio in questi giorni che per preparare questo ho creato un account di posta elettronica su Gmail, proprio per utilizzarlo poi per vediamo nelle prove pratiche, eccetera, e così via, in maniera da non avere problemi con nessuno dei nostri direttamente utilizzati, che ho notato che a differenza del vabbè, io il primo account di Gmail che l'abbia fatto appena nata Gmail, quindi negli anni 2000 e poco rotti, uno dei requisiti, l'altro ieri, quando ho creato l'account di posta elettronica, è che richiede il numero di telefono. E non si può andare avanti, quindi non si può creare un account di posta elettronica su Gmail se non si fornisce un numero di posta elettronica, un numero di telefono, mi scusi, scusate, sul quale arriva un messaggio con un codice per confermare di essere la persona giusta. Questo, vabbè, da una parte dice, è logico perché altrimenti c'è la creazione di account falsi, non veritieri e così via, eccetera. Da un'altra parte, se volete, apre il grosso discorso che secondo me è importante anche come oggetto di discussione da avere, sul discorso della privacy. Perché in effetti il famoso, ora non dico del Grande Fratello che ci controlla, che in alcuni casi poi porta a delle esagitazioni o esagerazioni, però fermo restando il discorso, va bene, che chi è dotato di uno smartphone a livello poliziesco, di polizia è rintracciabile perché vengono fatti gli incroci tra i ripetitori per sapere dove si trova una certa persona con il proprio cellulare in un certo tempo e così via. Ma a parte questo, che se volete è funzionale a un discorso di controllo ed è soggetto solo a prassi di politica, di polizia e giudiziaria,
Se pensate a livello dello smartphone, uno dei parametri che ci troviamo nelle impostazioni è con chi condividere la propria posizione. Ecco Claudio, che sapevo che doveva entrare più tardi. La propria posizione tramite il famoso discorso del GPS, quindi dare la propria posizione GPS, che è essenziale se uno vuole usare, come penso quasi tutti facciano, per utilizzare poi Google Map e quindi per trovare la strada, l'indirizzo e così via, eccetera. Però se a secondo di come vengono fatte le impostazioni su uno smartphone, generalizzato, quindi la localizzazione tramite GPS abilitata per tutte le applicazioni del telefonino o meno, vuol dire che io, se utilizzo Facebook sul mio cellulare, quando mi sposto da Milano a Livorno o viceversa, mi ritrovo che mi arrivano dei messaggi su Facebook geolocalizzati. Quindi trovo a Milano, mi arrivano dei messaggi per dire: guarda, c'è questo ristorante che è vicino a te, che è in via Moscova di Milano, anche se io non ho fatto nessuna ricerca. Quindi il discorso della privacy, se volete, può non interessare o meno, è una scelta condivisibile o meno, però è una cosa da tenere presente anche in queste banalità che avvengono non volutamente, ma magari perché non si pensa a queste cose. Per cui, una cosa. Prego. Ho notato che è già qualche volta che mi arriva un messaggio per dirmi: nel mese di gennaio così ti sei spostata, hai fatto tutto, è legato alla geolocalizzazione, il controllo sì. Di chi l'ho, cioè dove sono stata, quanto ho fatto, quanto... Sì, molto facilmente, non so se quello capita se si utilizza ad esempio un'applicazione, i famosi contapassi o così via, o se si è comunque genericamente dato l'ok alla geolocalizzazione per tutte le applicazioni che sono presenti più o meno volutamente sul proprio smartphone. Per cui, come ho reso conto mensile degli spostamenti che fa? Sì, che vuol dire che di fatto... Se ci pensiamo bene, che se non si fa attenzione o se non si ha interesse a farlo, si viene controllati anche quando non si vorrebbe. D'altra parte, vabbè, questo è un discorso, se volete, uno personale, no? Ovviamente, ognuno fa le proprie scelte. Non so, io personalmente non mi viene neanche in mente di andare al ristorante e di fare la foto al piatto e condividere questo è un bel piatto, eccetera. Proprio nel senso che a me personalmente non mi interessa che i miei amici, ammesso che vadano, siano interessati a questo, vedano qual è il piatto che mangio il giorno tardi tale. Però è una condizione da accettare e da con cui convivere se pensate al in realtà al proliferare di queste cose, i famosi, non so, TripAdvisor per la ristorazione e così via, applicazione con cui si dà i punteggi, no, ai ristoranti e così via. È una scelta personale che molto facilmente, non so, io, come magari molti di voi nati qualche anno fa, che abbiamo superato i 65 magari, non ci viene naturale, ma che ormai è una condizione di fatto. Basta pensare ad esempio anche al discorso auto. Quasi molte delle auto ormai che vengono vendute oggi
vengono fornite con sistemi di geolocalizzazione, giustamente e per maniera sacrosanta per un discorso di assistenza stradale. Dico, mi si guasta l'auto in un posto che non so dove sono, eccetera, sì, posso avere il cellulare, chiamo l'assistenza stradale, eccetera, ma con questo sistema già parte, posso far partire dall'auto la segnalazione all'assistenza che e gli indica dove esattamente mi si trova la mia auto in panne e così via. C'è anche, scusa, anche l'applicazione 112, no? Cioè l'applicazione che te dal tuo smartphone, se chiami il 112, loro immediatamente vedono dove sei. Dove sei. E quindi se hai bisogno di soccorso sanno dove trovarti. Che quindi, da un punto di vista... Non ho capito, scusa, se io dal cellulare ci metto, c'ho la posizione, e chiamo il soccorso stradale, loro lo vedano? C'è un'applicazione che si chiama 112, si scarica, è un'applicazione della regione Toscana. E se te da quell'applicazione, che so, caschi e ti fai male, e sì, chiami il 112 e sei fuori, non so, svenuta o qualcosa così, e non sei in grado di dire dove sei, loro ti localizzano e ti mandano immediatamente soccorso. Si chiama 112. 112. Sì, applicazione. Grazie. 112. È proprio da poco che è stata messa a punto e quindi, ad esempio, se vedete questo, da un punto di vista pratico è veramente un aiuto, no? Perché a questo punto sono io che ricerco un qualcosa per aiutare me stesso in condizioni in cui sono. Altro discorso è il discorso che facevo di non controllare a quale applicazione viene assegnato la possibilità di geolocalizzazione, che è una delle impostazioni che si hanno sugli smartphone, perché a questo punto mi trovo, se ho l'applicazione Facebook o altre applicazioni similari, eccetera, mi trovo che mi vengono mandate delle informazioni geolocalizzate che io onestamente non richiedo. Quindi è un discorso personalissimo, se volete, no? Come cosa, però è un discorso da tenere ben presente. Riccardo, dimmi. Ascoltami, io, come diceva poco fa la collega, mi arriva tutti i mesi un report di Google e mi dice dove sono stato, quanti chilometri ho fatto a piedi, quanti in bicicletta, quanti in macchina. E c'è le fotografie di tutti i posti dove sono stato, cioè il campo da tennis dove ho fatto la partita. Quando sono andato da Franco Pozzolini non c'è la casa di Pozzolini, ma c'è il campo di skate che è lì davanti. Cioè si arriva a una minuziosa individuazione dei posti. Ora, io non mi preoccupo perché la Gansam ce l'ho e quindi possono anche monitorare, non è un problema. Ma se io mi dovessi fare la ganza, come fa a levarla questa cosa? Non ho intenzione, ci penso nemmeno. No, è una delle impostazioni. Allora, penso che come me utilizzerai, almeno esempio sullo smartphone, io utilizzo la geolocalizzazione relegandola solamente a Google Maps. E a questo punto nelle impostazioni che ci saranno in Google Maps, ora sinceramente, perché a me ad esempio ce l'ho ma non mi arriva questi messaggi qui, quindi molto facilmente nei parametri di impostazione di Google Maps c'è un discorso di tenere la cronologia, ad esempio, e quindi e di condividere la cronologia oppure di non condividere o non tenere la cronologia degli spostamenti e quindi attiva o meno queste funzioni qui. Fermo restando che la geolocalizzazione con Google Maps serve perché io, se voglio vedere dov'è via Derna, imposto questo e mi dice che strada devo fare per arrivare in via Derna dal punto in cui mi trovo, ovviamente.
però funzioni tipo cronologia o altre che ci sono in Google Maps da impostare o non impostare portano a queste cose qui. Quando siamo stati a Praga, mi è arrivato il report con le fotografie di tutti i ristoranti dove siamo stati, uno per uno, nessuno escluso. Cioè, è inquietante questa cosa, però. Sì, abbastanza. In ogni caso, quando si scarica un'applicazione, ci viene richiesto se si vuole, applicare la funzione GPS oppure no. Esatto. Ma io non ricordo mai di aver dato nessuna autorizzazione, forse l'ho data perché tecnologicamente sono... Per Google Maps diciamo che non ha senso non darla, perché vuol dire non utilizzare poi Google Maps. Perché Google Maps si basa proprio sul discorso che identifica la tua posizione e ti mette in relazione al posto che te vai a cercare. Quindi non ha senso Google Maps senza geolocalizzazione. Però dicevi, nelle impostazioni si può togliere... Sicuramente il discorso di cronologia o di tenere traccia degli spostamenti. Cosa per evitare quello che può, che succede, ad esempio, diceva che succedeva a Mauro. Io a mia moglie l'ho disattivato, perché anche lei era noioso, tutte le volte ti veniva il messaggino... Come ti sei trovata alla COP di Rosignano? Tutte le volte, come andava da qualche parte, gli arrivava quel messaggio. Io gliel'ho disattivato e ora non gli arriva più. Ecco, eventualmente ce lo puoi insegnare magari un'altra volta come si disattiva questa cosa. Sì, provo a guardare anch'io perché sicuramente perché non ce l'ho attivo, però non so bene che cosa abbia fatto per non averlo attivo. Molto facilmente magari non ho dato un sì a qualcosa che invece mi in automatico mi faceva scattare questo. Riccardo, una domanda. L'ho trovato io. Allora, la profilazione, mai quando uno cerca su un sito, no, vuole comprare la macchina, dopo un po' ti arrivano tutte le pubblicità sulle auto, no? Questa. Sì. Ormai è sperimentata, penso, da tutti, o se uno vuole venire a Rosignano, dopo un po' le arriva la pubblicità dell'albergo di Rosignano. Però un po' di persone mi hanno segnalato una cosa ancora più inquietante, e cioè che non ho verificato sul mio smartphone, quindi è una cosa che ti racconto col beneficio del dubbio, che si sono trovati la pubblicità senza aver fatto ricerche, ma parlando in famiglia dell'argomento, come se quindi, questo sarebbe veramente il massimo della non privacy, qualcuno potesse attivare il microfono e di conseguenza poi profilare sugli argomenti. Ne hai mai sentito di casi del genere? No, ne ho sentito parlare. Sinceramente, premetto che io persone mi hanno qualche fatto dubbio questa ce l'ho. Segnalazione. Allora, secondo me ci sono due cose essenzialmente da tenere presente. Uno è a livello di ricerche su internet, che si facciano da cellulare o da PC, diciamo. Sì. Ci sono i famosi cookies, che sono i programmini che i vari siti scaricano e che ora come ora, se si va su un sito, è in automatico per legge, per il famoso legge sulla privacy a livello europeo, GDPR, che il sito deve indicare, guarda che sto utilizzando i cookies, e poi un accetta o non accetta. Spesso e volentieri, se uno non accetta, non vede tutte le informazioni che sono disponibili. La cosa però importante è, ad esempio, come impostare il proprio browser per, ad esempio, io ad esempio nel mio browser ho impostato che, ovvio che accetto i cookies e ogni volta gli dico sì, ok, perché non posso fare diversamente, però sì. Quando esco dal mio browser, lui è impostato per cancellare
tutti i cookies che si sono caricati in quella sessione di collegamento. Ok. Questo ad esempio mi garantisce che sì, cookies mi arriva e sicuramente mentre navigo, poi non so, posso impostare che accetto i cookies solo dai siti nei quali vado, perché spesso quello che accade, certo, è che sì, se vado sul sito del Corriere della Sera, mi arrivano anche dei cookies da siti che sono collegati a quelli del Corriere della Sera. Quindi una delle impostazioni che posso mettere nella sezione, anzi, si può vedere direttamente. Scusate, condivido un attimo lo schermo. Sì. Ad esempio, se vado... io qui io uso Firefox, quindi fatto in una maniera, altri saranno diversi, ma comunque vabbè, impostazioni sempre ci sono. Nella sezione privacy del browser, vabbè, sì, io ad esempio tra quella normale, equilibrio tra protezione e prestazione, è quella che viene per default standard quando uno utilizza un browser. Io ad esempio ho scelto personalizzata, ad esempio cookies. Buon weekend, saluta Lorena, ciao. Dove non accetti cookies da siti che non visito. Ah, ok, ok. Non accetto contenuti traccianti da finestre anonime e così via. Poi il web, c'è questa funzione don't track, che sarebbe, dovrebbe consentire di non tracciare, che io dico che è sempre. Poi so che sicuramente non è che funziona al 100%, però già mettere questo vuol dire non tracciare le mie cose. Per i cookies mi imposto, elimina i cookies e i dati del sito web alla chiusura di Firefox. Quindi cancello sia la cronologia sia i cookies che posso aver caricato. Questo, se volete, è una scelta che ho fatto io, che può fare chiunque o meno, c'ha un suo svantaggio, ad esempio, nel senso che sì, qui posso chiuderlo. Se io apro il mio browser, vabbè, io ce l'ho impostato sul Corriere della Sera, ovviamente, va bene. Se vado a fare una ricerca, cosa vuol dire web? Cosa? Vedete, mi compare che accetto questo, perché io l'ho cancellato alla molte volte. Quindi la prima ricerca che faccio mi viene quella schermata lì. Certo. Però è un modo per, diciamo, bilanciare le cose a fronte di dire, va bene, almeno non lascio tracce della cronologia sul mio computer, e quindi che è un altro sito che magari sul quale navigherò domani, con i suoi programmini può andare a vedere la cronologia di quello che ho guardato io il giorno precedente. Scusami, ma dove l'hai trovato? Come faccio io ad andare, io c'ho Chrome, a mettere le croci in tutte quelle cose che hai detto? Su Chrome c'è nei tre puntini sulla destra, si va, viene un menu a tendina. Sì. Lo faccio tanto per essere sicuro. Non posso farvelo vedere perché... scusate. Nelle impostazioni... In genere sotto
nelle impostazioni di Chrome, che sia sotto i tre puntini o sotto il dal tondino con il quale si entra, che indica l'account con cui si entra, eccetera, c'è il discorso la privacy? Della privacy. Ah, ho trovato. E lì ci sarà un equivalente. Ora, quello che ho che ha visto è proprio specifico di Firefox, però saranno termini diversi, però le funzioni sono equivalenti sia in Chrome che con il Microsoft Edge e così via. Sì, sì, va bene, grazie. Ecco, se vedete qua, io ho disattivato la... Qua dice cronologia delle posizioni e io l'ho disattivato, quindi non lo memorizza dove vado. A me la famosa lista che vi arriva a voi non mi arriva. Ma e da dove è che lo disattivi? E lo sono riuscito a disattivarlo ora anche. Quando vai su, ci vuole un po' di pazienza, quando vai su Google, vedi, c'è un omino in alto a destra, un pulsantino. Premi quel pulsantino e ti vengono tutte le scelte che vuoi fare. Ti viene l'account. Viene l'account Google e lì puoi fare tutte le scelte. Più sicurezza online con Google, inizia, eccetera. Privacy, personalizzazioni e lì si può scegliere. Chiaro? Avete visto? Non so, Mauro è andato via, non so se a prendere il cellulare. Ok. Prendere il cellulare. Allora, questo, se volete, sono banalità, però in realtà sono un po' alla base di come poi ognuno si rapporta con i social o comunque con gli strumenti per viaggiare nel web. Sì, ora come diceva Mauro, no? Noi la ganza non ce l'abbiamo, non ce ne frega nulla. Però se si prende il cellulare della moglie si vede in quale negozio è stata. Pure si vede se il ganso ce l'ha lei. Ok, altre cose sui social? No, io una cosa, una domanda ce l'avrei. Sì. La mia moglie gli è morto il telefono, ha comprato un altro. E da Google, credo, ha potuto reimportare tutti i numeri di telefono, la rubrica del telefono vecchio, senza che l'avesse mai scaricata su Google. Com'è possibile? Questa è una bella cosa. Comodo, per l'amor del cielo, se no doveva riscrivere sì, tutto. Però... da una parte è comodo, da una parte, non so, a me è successo il contrario. Allora, nel senso, quando si nell'avvio del cellulare, la prima cosa che una delle prime cose chiede sul cellulare Android è l'indirizzo email dell'account di Google. Ah. E a questo punto lui si sincronizza con l'account di Google e quindi scarica tutte le informazioni che ci sono sul sito di Google come account. Questo può andare bene, cioè è un vantaggio da una parte, sì. A me è capitato invece cioè che non volevo che mi sincronizzassero con Google, invece mi sono ritrovato tutte le informazioni dell'account di Google che sinceramente non mi interessavano, e non invece ho dovuto poi copiarmi io dal vecchio al nuovo cellulare tutti gli indirizzi telefonici che avevo sul cellulare che non avevo su Google. Né tantomeno, ad esempio, tutti i messaggi, gli SMS che purtroppo, cioè, che ancora funzionano e che arrivano. Basta pensare ai messaggi o della società telefoniche che martellano con le varie proposte
del miglioramento, ma anche tutti i messaggistica dal punto di vista del Covid che si sono ricevuti per disponibile il Green Pass e così via, eccetera, che spesso e volentieri vengono veicolizzate attraverso messaggi su SMS e sul cellulare. Riccardo, posso farti una domanda? Sulle impostazioni di Google, io ho Discover che dice, scusami perché mi è partito, riceverai notizie relative ai tuoi interessi nella scheda home dell'app. Che senso ha avere aperto questo? Nel senso che se è così vuol dire che te abiliti, se dici sì o no, abiliti o meno, che lui ti mandi delle notizie in base ai tuoi interessi quando navighi in internet e così via con Google. Vede che ti interessano i libri di storia, faccio per dire, ti arriveranno notizie sulle novità dei libri di storia e così via. E l'altra cosa è completamento automatico con ricerche di tendenza. Le ricerche di tendenza includono le ricerche più frequenti nella tua zona. È la stessa cosa. È la stessa cosa. Ti automatizza, cioè ti porta a cercare certe cose nella tua zona in base all'umore comune, diciamo, che c'è. Ok, grazie. L'altra cosa, scusate, è banale, ma siccome mi è capitata, io esempio ho un account Facebook che uso per ogni tanto solo da PC, onestamente, anche perché all'inizio del Facebook, eccetera, sono stato scottato, mi sono beccato una querela per una cosa banale, cioè a livello aziendale era venuto fuori un commento poco simpatico su una persona, al quale io avevo risposto senza dire sì, è vero quello o meno, ma avevo risposto semplicemente ne prendo nota, e a questo punto sono rientrato nella querela generale che questa persona ha fatto. E una querela su Facebook vuol dire andare sul penale, che onestamente vi dico è una grossissima scocciatura, perché vuol dire coinvolgere un avvocato penalista per poterne uscire per una cavolata che non era niente di offensivo in effetti o meno, ma essendoci stata una denuncia si va nel penale, per cui non è che succede spesso, eccetera, ma tante volte commentando dei messaggi o delle notizie che arrivano su Facebook, eccetera, teniamo presente anche questa banalità, che non è poi tanto banalità dal punto di vista di conseguenze. Cioè, purtroppo, anche se poi si vedrà meglio creando direttamente la prossima volta un account Facebook con per Sage e Silver, com'è che mi sono inventato l'indirizzo mail di Google, eccetera, quali sono le impostazioni, ad esempio, in Facebook da tenere presente, sempre per un discorso di privacy o meno. Cioè, entrare o iscriversi, diciamo, chiedere di entrare in un gruppo Facebook invece che in un altro, vuol dire che poi un messaggio che io condivido viene condiviso in automatico su tutte le persone o i gruppi che sono collegati con me e viceversa. Per cui direi che da un punto di vista di sicurezza c'è abbastanza cose da tenere presente. Non so se qualcuno di voi ha avuto esperienza di commenti, eccetera. Io ultimamente su Facebook avevo condiviso un messaggio che mi era arrivato per un discorso forse di un problema razziale,
dove c'erano due atleti, uno di colore, uno no, eccetera, e poi dopo è arrivata la segnalazione da Facebook che in realtà quella era stata una fake news e quindi non aveva senso condividerla. Il problema della diffusione di messaggi soprattutto Facebook è parte della grossa diatriba che c'è anche, ad esempio, tra la comunità europea e Facebook stessa, perché Facebook continua ad oggi, per quello che ne so, a glissare un po' sul discorso del sottomettersi a controllare le informazioni che vengono messe su Facebook nell'ottica del GDPR, vendendo la cosa in due maniere. Uno, che spesso e volentieri le informazioni risiedono su server, quindi su computer che sono in America e che quindi non sono soggetti alla normativa europea GDPR. L'altro sul fatto che è troppo oneroso da un punto di vista aziendale andare a mettere dell'equipe di persone che facciano un controllo sulle notizie che vengono diffuse. Questa era una delle problematiche che era venuto fuori anche ai tempi delle elezioni di Trump e così via, no? Quindi delle fake news e dei controlli vari che possono essere fatti. Io semplicemente, quando qualcuno fa un commento razzista, lo elimino dagli amici, quindi non lo vedo più. Però mi è successo che magari io metto dei post sull'immigrazione e ricevo dei messaggi offensivi, no? Allora semplicemente li segnalo a Facebook e quasi tutte le volte sono stati tolti da Facebook stesso. No. Come fai a segnalarli? Se clicchi dove ci sono i tre puntini, ti viene segnala o ti viene tutta una varia, puoi scegliere. Può servire. Qualcuno di voi usa Twitter? Ho sentito qualcheduno, sì, mi sembra. Io poco, perché altro le leggo. Sì, come lettura per le notizie. Tutti li utilizzate comunque su smartphone o su PC o su entrambi? Io su entrambi. Anche WhatsApp uso anche sul computer. Io solo sullo smartphone. Anch'io. Ma io uso molto WhatsApp perché ora come ora, tra l'altro, volendo o non volendo, è uno dei sistemi per poter comunicare. Perché tanto non ti puoi vedere, eh? Allora a volte diventa utile, insomma. Anche se è tutto notifica, arriva veloce. Sembra che la gente viva su WhatsApp davanti al coso unicamente per mandare messaggi a tutte le ore del giorno, della notte. Però in certi momenti è anche utile. Grazie, prego, non c'è di che, ogni volta suona. Sì, io qualche gruppo l'ho eliminato, cioè l'ho silenziato, perché una volta che è arrivato un messaggio alle 3 di notte, io mi ero scordato di silenziarlo. Mi hanno risposto, cioè io lavoro fino ad ora quando devo scrivere, capito? Ho detto, vabbè, cioè, ma ti domandi veramente se la gente vive davanti al telefono per mandare messaggi. È un continuo. Io ho degli amici con cui converso con WhatsApp, cioè ce ne sono alcuni che quando io mando un messaggio, dopo 3 secondi rispondono. Quindi vuol dire che quelli vivono col telefono qua. Perché io rispondo quando leggo il telefono, a volte il giorno dopo. Quindi c'è gente che passa la giornata in casa col telefono.
Ma scusa, se ti arriva una notifica di WhatsApp e l'hai vicino, come lo tengo io in cucina, dove spesso sto, sento che è arrivato un messaggio e lo vado a vedere. Non è che sto sempre il telefono in mano. No, io il suonino l'ho levato perché tutto suonava dalla mattina alla sera. Allora io lo, ascolta, l'ho levato da quei posti che non mi interessano niente. Cioè, ci sono dei gruppi che ho e che non mi interessa. Magari il gruppo di famiglia lo tengo attivo, quello dell'Uni3 per dire lo tengo attivo. Però tutti gli altri, quello dell'Uni3 lo posso anche non tenere attivo, basta ogni tanto va andare a vedere cosa c'ho scritto. Io personalmente ho personalizzato con la musica ogni persona che mi interessa. Quando suona e fa click perché arriva un messaggio, uno dei tanti, ma nemmeno mi muovo solo per le persone che mi stanno a cuore e basta. Il problema è che arrivano anche la notte, se non le cincilenti. Allora, attenzione, per questo discorso qui, scusate, non so se su tutti i cellulari, però su questo mio ultimo che ho preso però l'anno scorso, quindi non è che sia recentissimo, è già di un anno e mezzo fa. Io di 4 anni fa. Ma credo ci sia, nelle impostazioni, almeno di Android, io mi sono ritrovato la voce benessere digitale controllo, sì, con il quale sono riuscito a impostare che dalle 11:30 alle 7:30 di mattina, a parte le telefonate che lascio libere perché nel caso di emergenza spero che qualcuno mi telefoni, se è parente o così via, però sia WhatsApp che altre applicazioni sono disabilitate. È vero. Sto... Quindi ho trovato abbastanza comodo questa possibilità di dire da una certa ora a un'altra, si chiama funzione non disturbare o qualcosa del genere, posso dire quali sono le applicazioni che in quel periodo mi possono disturbare e quali no. Per cui uno... Ok. Per cui lascio, uno lascia il telefono perché una chiamata vuol dire si spera che non sia qualcuno che si sveglia alle 3 di notte e per sbaglio fa una chiamata, però il resto di messaggistica o così via si può evitare di avere il suono da una certa ora a una certa ora. Hai detto quale opzione delle impostazioni? Ma là, sul mio, perché poi purtroppo le Android sono tutti diversi in base alla marca. No, c'è scritto benessere. Comunque è benessere digitale e controllo. Io non ce l'ho. Sì, ma vedrai che ce l'ho. O impostazioni aggiuntive, no, impostazioni aggiuntive, no. Cioè benessere digitale, controllo genitori. Sì. Io ad esempio ho selezionato, io modalità riposo si attiva alle 11:30 e niente distrazione, lo stesso alle 11:30 e si riattiva alle 7:30 e poi si può selezionare per quale applicazione. Quindi di notte non ti suona? Di notte non suona, io ho lasciato che suoni il telefono perché... Ecco, perché allora c'è un sistema più semplice, lo metti in un'altra stanza e uno lo senti. Sì, però appunto, se uno dice può arrivarmi una telefonata di qualcuno che ha bisogno, quello lo lascio. Se c'è la suoneria esclusa, quello che ha bisogno non lo senti. No, allora con questa funzione qui io posso dire che il telefono mi suona anche in quel periodo lì, non mi suona WhatsApp, non mi suona gli sms e così via. Giusto, capito. Ma io l'ho disattivati tutti. Sono io che prendo il telefono e vado a vedere se ci sono messaggi. Sì, sì, un'alternativa è questa. Io lo spengo. Dai. E la mattina guardo se c'è arrivato qualcosa.
Io spengere no, assolutamente. Assolutamente no, per carità. L'ultimo pensiero è di spengerlo. Sto sempre col pensiero che mi possa chiamare aver bisogno, no? No. Ma chiameranno sul fisso. No. Ci hanno tutti memorizzati il numero del cellulare, no, no. No. Ha detto? Non ti abbiamo sentito. Vilma, condivido. I figlioli. No, no, comunque è una delle ragioni. Io non sono figlioli. Si lascia acceso il cellulare, il telefono, ma non il resto. Perché è abbastanza classico che arrivi il messaggio del rinnovo della ricarica alle 3 di notte dalla team o così via, che onestamente dà un po', è un po' fastidioso come cosa, ecco. Buon, per la prossima volta avete qualche domanda specifica? Allora, io la prossima volta intendevo vedere come creare un account Facebook e vedere le impostazioni che si possono al meglio impostare per il discorso di sicurezza o di privacy o così via, e lo stesso vedere un momentino anche di WhatsApp. Non so se qualcuno di voi è abituato ad esempio a fare il backup delle chat o meno, così via, quindi vedere un po' queste cose qui. Bene, così si impara tutto. Arrivederci Tatiana, allora. Grazie, perché sei stato bravissimo, molto chiaro nella spiegazione, lineare, perfetto. Grazie. A mercoledì. A mercoledì. Ciao, ciao. Mercoledì. No, è martedì. Se non martedì, so. Martedì. Se no, alla prossima volta. Martedì e giovedì è la settimana. Alla prossima volta. Scusate, per la prossima volta io non sto a inviare nuovamente l'indirizzo di collegamento. È solito. Si tratta di usare quello che ho mandato ieri per mail. Sì, rimane per tutte che le è valido soluzioni. Per tutte le giornate, fino anche compresa quella del 28, che sarà la prima lezione di Bonomi. No, scusa Riccardo, il link che ti hai mandato sono due, uno più lungo e uno più breve. Quello più breve da usare. Quindi quello più breve va bene anche per le prossime volte. Sì, esatto. Perfetto. Ciao, okay. Federica. Ciao. Saluto. Anch'io vi saluto. Mi sembra andata bene oggi, vero? Sì, l'unica cosa mi sono dimenticato di fare la registrazione, ma questo per cui aggiungerò